Allora, una collega, quando io parlo di radio, e l'ho detto anche prima in una chiacchierata informale, mi emoziono sempre. Allora, che cosa rappresenta per te l'importanza di avere punti di ritrovo? In fondo anche il luogo radio è un punto di ritrovo, no? Io cerco di creare il collegamento con questa meravigliosa serata. Ecco, l'importanza di un punto di ritrovo per le persone, un punto che sia aggregante e attraverso cui scambiarsi parole. Direi fondamentale, soprattutto in questa epoca in cui sembra che siamo aperti al mondo grazie anche alle tecnologie, però in realtà c'è anche molta chiusura in noi stessi. La cosa più triste è vedere le persone sedute al tavolo che però non parlano tra di loro, ma sono ognuno sul proprio smartphone, sul proprio telefonino, insomma. Quindi credo che sia fondamentale. Questo posto unisce una bellezza pazzesca della vista, insomma, di dove si trova, all'eleganza della costruzione e poi alla sapienza di chi lo amministra, come il nostro amico Stefano Spezia, insomma, che mi ha invitato e mi onora sempre della sua amicizia e dei suoi inviti soprattutto. E tutto questo è davvero molto bello, tra l'altro anche per l'Euro un polmone vincente per il ritrovo dei giovani e delle famiglie, perché abbiamo sentito che ci sono ampi spazi da dedicare anche ai più piccoli. Quanto è importante che questi luoghi vengano garantiti da imprenditori così bravi? Credo sia fondamentale, perché purtroppo l'organizzazione dello Stato ha molte carenze anche da questo punto di vista, quindi la buona volontà del singolo cittadino, degli imprenditori che spendono anche molti soldi proprio per curare i luoghi e per metterli a disposizione della cittadinanza, credo che sia una cosa particolarmente importante in questo tipo di economia. Adesso chiudiamo venendo proprio a te: quanto ti piace la sana alimentazione, quella eccellente, quella dove le materie prime sono rigorosamente stagionali e di qualità? Guarda, io faccio un programma su Alice TV con un cuoco che mi fa la testa tanta con chilometro zero, con mi raccomando le farine solo quelle, le verdure solo di stagione e le cose di qualità, e si spende di più però si mangia meglio, quindi è un percorso che sto facendo. Poi insomma sono una buona forchetta, sono molto golosa, sono una donna del sud, quindi il cibo mi piace e mi piace soprattutto di qualità. Grazie.